Sala conferenze del Dipartimento Ionico dei Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo. In corso un convegno dal titolo Non è solo un gioco, valutazioni, diagnosi e trattamento. A promuoverlo il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'ASL di Taranto. Tanti relatori che si avvicenderanno nel corso della mattinata. Sotto i riflettori le dipendenze comportamentali che sono determinate dall'eccessivo utilizzo delle nuove tecnologie. I numeri nel nostro territorio per quanto riguarda le dipendenze patologiche quali sono? Allora, per quanto riguarda in particolare le dipendenze comportamentali per le quali noi abbiamo un'equipe dedicata coordinata dalla dottoressa Pierri, noi abbiamo 204 persone in carico per dipendenza comportamentale e da gennaio 2023 ad oggi abbiamo avuto 50 persone nuove, di queste un terzo sono in una fascia d'età fra i 18 e i 25 anni, quindi giovanissimi. Ma patologie provocate da cosa? Giocano prevalentemente online, quindi gioco online, e sono persone che sono legate moltissimo ai social anche durante le ore notturne, quindi un fenomeno che è assolutamente dilagante, importante anche nella nostra realtà e per la quale questa è un'occasione di formazione per noi operatori, ma soprattutto che deve avere un risvolto nella nostra città per essere sensibilizzati, essere sensibili ed iniziare progetti di prevenzione in tal senso. La tecnologia luci ed ombre. Beh, si parla di un tema che tocca tutti noi. Oggi racconterò in particolare di una ricerca che abbiamo condotto su quasi 13.000 bambini molto molto piccoli, da 0 a 6 anni. E abbiamo tutti i dati che ci dicono che abusiamo della tecnologia fin da piccolissimi. Addirittura il 40% dei bambini viene svezzato con lo schermo davanti. E questo è uno dei tanti dati che è emersa dalla ricerca. Oppure quando abbiamo un bisogno, un bambino ha un bisogno e chiede al genitore, il genitore gli risponde un attimo, perché anche il genitore è impegnato con lo schermo, e questo quasi il 50% dei genitori. Quindi dobbiamo prendere consapevolezza e queste giornate ci permettono proprio di prendere consapevolezza rispetto all'utilizzo del digitale. Sappiamo che le dipendenze patologiche hanno un carico poi sul sistema sanitario, quindi bisogna puntare molto sulla prevenzione. Certo, è un fenomeno sociale che sicuramente è stato prima accentuato dalla pandemia e poi continua questa evoluzione. Quindi come spesa siamo ormai al limite oltre 100 miliardi di euro, per cui le istituzioni, la ASL, la Regione è tesa a formare gli operatori, perché questo è un vero e proprio corso di formazione.